Lina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your real partner. Carissimi amici di Safe Drive, buonasera e ben ritrovati davanti alle isole di Palmaria, Tino e Tinetto, nella bellissima Lerici, perla del Golfo della Spezia, prende via il terzo speciale del 2013 di Safe Drive, Auto in Rosa. Andrea, perché Auto in Rosa? Allora, abbiamo ribattezzato con questo termine queste vetture perché le abbiamo definite auto per le donne, ma indubbiamente non solo. Sono tutte auto molto compatte, sotto i 4 metri, meno una, c'è sempre l'intruso nel gruppo e mi riferisco alla più grande, alla Ford Kuga. Ma cominciamo dalle altre, da quelle più piccoline. Ne abbiamo una che è veramente piccola e pensate, è meno di 3 metri, ma anche in questa vettura possono salire 3 persone e magari anche un bambino. Le altre sono tutte attorno ai 3,80 m, 3,90 m, alcune a 4 porte, alcune a 2 porte, ma con una grande capacità di carico e un buon bagagliaio. Molto eterogenea anche la motorizzazione, si parte da dei diesel decisamente economici come le 1003 di Suzuki, ma anche il 1006 brillante ma altrettanto risparmioso di Peugeot 208, per poi passare alla doppia alimentazione, la Y, una tradizione in casa Fiat, un piccolo motore a benzina con il supporto anche dell'alimentazione GPL, dunque consumi sempre molto molto contenuti. E io, Andrea, aggiungerei anche un tocco di glamour, quindi io sono curiosissima di provarle in prima persona queste 6 vetture, ma come sempre ringraziamo i nostri partner tecnici che ci accompagneranno anche questa volta: Bosch per i sistemi di sicurezza, Alcar per la fornitura dei cerchi, Hankook per i pneumatici, ovviamente anche Diavolina. E poi un ringraziamento, andremo a breve a ascoltare il sindaco di Lerici, Marco Calure, ormai lo possiamo definire un amico perché ci ha fatto scoprire degli angoli veramente interessanti di questa perla del Golfo di La Spezia. E poi parola alla redazione, oltre a noi andremo ad ascoltare anche la collega Jennifer Marfia che ci ha accompagnato nella scoperta di queste auto in rosa. Lerici ha circa 11.000 abitanti, è nella provincia di La Spezia, al confine con la Toscana. Il carattere è strettamente turistico, legato al mare, infatti sia dalla punta estrema di Tellaro alla Baia Blu è ricco di calette, piccole insenature, una costa molto frastagliata, molto bella, verde, che consente comunque di avere anche un mare limpido, un mare con acque pulite, tant'è vero che è dal 2000 che noi abbiamo il riconoscimento della bandiera blu. Pensiamo come amministrazione di continuare a lavorare molto sul discorso ambientale, sul discorso del recupero comunque della parte collinare, ma anche di dare dei segnali ben precisi come amministrazione che il rispetto dell'ambiente è quello che poi ci porterà a farci contraddistinguere anche nel futuro. I nostri mezzi della Polizia Municipale comunque sono veicoli elettrici, abbiamo acquistato un pulmino elettrico per il collegamento porto con le altre frazioni, quindi cercheremo sempre di più di andare in questa direzione. Un'altra cosa importante che stiamo guardando insieme al Comune di Spezia e Porto Venere, anche una mobilità via mare. Quindi vi invito a venire a Lerici, a consultare il nostro sito e a vedere le opportunità che ci sono a Lerici. Vi aspetto. Il nostro speciale in rosa inizia con un classico all'italiana, la Lancia Y in versione elefantino. Non è sicuramente una delle auto più recenti del nostro speciale, ma come una vecchia donna la Y diventa sempre più affascinante, con dettagli particolari come il tetto in vetro, dei fregi cromati di contrasto, dei cerchi particolari e sotto il cofano una gamma di motori completa. Noi abbiamo scelto il motore più economico, il
1200, 8 valvole, 69 cavalli, ma con un valore aggiunto, la doppia alimentazione, benzina e GPL, dunque autonomia veramente maxi e consumi abbastanza contenuti. Misure compatte, facili da guidare e scattante nel traffico. Dopo tanti anni ritroviamo la Lancia Y Elefantino, questa volta in colore bianco-neve con cerchi nero opaco, dettagli fucsia che ritroviamo sia sui cerchi che su tutta la vettura. 3,84 m di lunghezza, dimensioni compatte, ben 5 posti e 5 porte con la maniglia nascosta nel montante della macchina. Anche il bagagliaio è abbastanza capiente, infatti può contenere fino a 950 litri, ma per noi donne 240 paia di scarpe. Se chiedessimo a 100 italiani di elencarci quali vetture del panorama automobilistico nazionale siano più adatte ad una donna, beh, sicuramente tutti metterebbero tra le prime tre vetture una Lancia Y. Sebbene qualche anno fa la casa italiana abbia lanciato un modello ristilizzato, completamente nuovo, cercando di attrarre anche qualche uomo all'acquisto della Lancia Y, in realtà si sa, la Y è un must per il gentil sesso, soprattutto in Italia e soprattutto in questa versione che abbiamo in prova, che si chiama Elefantino e che da quando è stata lanciata, ovvero ad aprile di quest'anno, è stata acquistata per l'appunto per il 75% da donne. È una vettura comunque giovanile, dall'anima cosmopolita, una vettura urbana come dimostra la plancia rivestita in questo particolare disegno che richiama un po' le città d'Europa. La Lancia Y che abbiamo in prova oggi nella versione con il motore 1200 da 69 cavalli ha due propulsioni, GPL e benzina. Il top per riuscire a risparmiare qualcosa alla pompa di carburante e anche per emettere poco. Riusciamo a percorrere circa 18 km con un litro e le emissioni raggiungono i 124 grammi al chilometro. Il sistema B-Fuel è un sistema facile perché basta semplicemente schiacciare un tastino sulla plancia per commutare l'alimentazione benzina a quella a gas. Ciò che rende la versione Elefantino una vettura completamente femminile sono i dettagli fluo che ritroviamo sia nelle calotte degli specchietti retrovisori che sulle impunture del volante e sulle impunture della cuffia del cambio. Ricordiamo che la versione Elefantino della Lancia Y con il motore 1200 da 69 cavalli, propulsione benzina e GPL, ha un costo che si aggira intorno ai 14.000 euro e per la precisione 14.850. Peugeot 208 XY, versione dedicata, disponibile esclusivamente a tre porte, riconoscibile anche dal colore purple. Carreggiata allargata che ha richiesto il parafanghi supplementare, cerchi in lega da 17 che richiamano il colore purple dell'auto e in più le minigonne. Tanti particolari cromati intorno alla vettura e colori inediti all'interno. In questi ultimi mesi abbiamo spesso parlato di Peugeot 208, una vettura estremamente interessante, a partire dalle dimensioni. In poco meno di 4 metri troviamo un'abitabilità interna, una capacità di carica e un comfort superiore alla media. E poi i motori, in questo caso un 1600 turbo diesel estremamente brillante, 114 cavalli, 190 km all'ora, meno di 10 secondi nello 0-100, ma attenzione anche a due valori, i consumi. Peugeot dichiara 26 km con un litro, ne abbiamo percorso circa 20-22 km anche nell'entroterra ligure, con emissioni inferiori ai 100 grammi di CO2, dunque una vettura polivalente, divertente da guidare e anche molto economica nei costi di gestione. Con il lancio di 208 Peugeot non ha pensato solo all'universo maschile, ma anche a noi donne, grazie alla versione XY, quella che abbiamo in prova oggi, che gioca tutta la sua particolarità e tutto il suo fascino sul colore viola, che vediamo nella carrozzeria, ma anche negli interni. Infatti le rifiniture dei sedili e anche della plancia hanno delle cuciture purple che caratterizzano tutto l'abitacolo. La seduta di guida è comoda,
Come per le altre 208, anche in questo caso troviamo un volante di piccole dimensioni che caratterizza un po' tutta la gamma dei veicoli Peugeot degli ultimi tempi. Inizialmente qualcuno diceva che questo volante impediva un pochino la lettura del quadro strumenti. Per una donna delle mie dimensioni, alta 1,60 m, in realtà il volante non infastidisce la lettura della velocità e di tutti gli altri elementi che leggiamo nel quadro strumenti. Un grande schermo touchscreen nel mezzo della plancia ti permette con facilità di accedere al navigatore satellitare e a tutte le informazioni della vettura. I materiali sono di buona fattura, con dei rivestimenti in pelle e alcantara, quindi grande lusso per la 208XY. Abbiamo riscontrato un buon livello di consumi, così come le emissioni, che sono state ribassate sino a 99 grammi di CO2. E poi per finire il prezzo, un prezzo che ovviamente per tutti questi dettagli, per una donna che non rinuncia al glamour e alla moda, sale un po' rispetto al listino prezzi di base. Infatti nella versione XY con motore 1.6 HD da 115 cavalli, la nostra Peugeot 208 arriva a costare anche 21.200 euro. Come per le vetture di grandi dimensioni e cilindrata, anche per le nostre piccole glamour, la sicurezza e l'elettronica di bordo giocano un ruolo fondamentale. L'azienda tedesca Robert Bosch è da sempre leader di questo genere di tecnologia. Andiamo ad approfondire l'argomento. La sicurezza non è mai abbastanza. Le auto medio-piccole, come quelle del nostro servizio, sono le più presenti sulle strade e spesso accompagnano mamme e bambini nel traffico quotidiano. Dunque, ogni rinuncia in termini di sicurezza può costare caro. Una serie di misure introdotte nel corso degli ultimi anni ha ridotto in modo significativo il numero di vittime della strada nei mercati consolidati. Bosch ha svolto un ruolo importante in questo sviluppo, con l'ABS nel 1978, il controllo elettronico dell'airbag nel 1980, l'ESP nel 1995. Tutte queste innovazioni sono state pietre miliari per la sicurezza stradale. Ricordiamo questi accessori che ormai non possono più mancare sulle auto moderne. Sistema antibloccaggio ABS. In situazioni di guida critiche, ad esempio in caso di carreggiata bagnata o ghiacciata, è possibile che durante la fase di frenata le ruote vengano bloccate, pertanto il veicolo può diventare instabile. L'ABS permette al conducente di evitare ostacoli persino in caso di massima frenata e di rallentare o fermare il veicolo rapidamente e in sicurezza. Regolazione dello slittamento della trazione ASR. La regolazione dello slittamento della trazione va ad integrare la funzione dell'ABS. Al momento della partenza ed in fase di accelerazione, l'ASR impedisce lo slittamento delle ruote motrici grazie a un intervento sul motore e all'occorrenza mediante apposite azioni frenanti di supporto sulla ruota che sta slittando. Sistema elettronico di stabilità ESP. Il programma elettronico di stabilità comprende le funzioni del sistema antibloccaggio e della regolazione dello slittamento della trazione. Inoltre riconosce un iniziale pericolo di sbandamento già sul nascere ed interviene per mezzo di interventi mirati del motore e azioni frenanti. L'ESP può impedire sino all'80% di tutti gli incidenti dovuti a sbandamento. Viene considerato come il più importante dispositivo salvavita dopo la cintura di sicurezza. Ed ecco un'altra piccolina della squadra, Suzuki Swift. Questo è il restyling della gamma che vediamo con un design molto dinamico, anche se piuttosto squadrato. All'interno l'auto regala grande spaziosità. 5 porte e 5 posti veri, molto comodi, anche se questo va un po' a discapito del bagagliaio, che è poco più di 200 litri. Ricordiamo inoltre che nella gamma è possibile richiedere la versione bicolor con tetto e specchietti retrovisori in contrasto. Ampia gamma di motori, in questo caso abbiamo scelto il più economico, il motore a gasolio, 1200 cm cubi, 75 cavalli, ma il numero è estremamente interessante, sono i consumi. Suzuki dichiara circa 25 km con un litro, non è stato difficile percorrere oltre 20, con un buon surplus, una buona coppia, una buona erogazione, con un cambio, un semplice cambio manuale a 5 rapporti, ma in gamma, volendo, esiste anche un cambio automatico, altrettanto interessante, la trazione integrale. 5 porte o anche 3 porte, anche una versione molto molto sportiva,
direi una caratteristica, una discreta altezza da terra, perché queste vetture sono nate per attraversare anche terreni abbastanza duri. L'affidabilità, la robustezza, la qualità nell'assemblaggio è una prerogativa di casa Suzuki. Uno dei pregi principali delle donne, si sa, è quello di essere un po' multitasking. Una dote che ci distingue, insomma. Sappiamo districarci con agilità e organizzazione tra gestione della casa, del lavoro e dei figli. La Suzuki Swift, grazie alla sua versatilità, grazie alla modularità che la contraddistingue, è la vettura che più si addice a delle persone come noi. Sportiva da una parte, compatta dall'altra. Il bagagliaio è estendibile a 512 litri e nella versione con il motore 1300 da 75 cavalli ci permette anche di risparmiare sul carburante. La casa giapponese infatti dichiara 25 km con un litro. Il cambio manuale a 5 marce risulta fluido, le marce si inseriscono facilmente, la posizione di guida comoda. La Suzuki Swift con il motore 1300 DDS con l'allestimento B-Top, che è uno dei principali, dei più ricchi della gamma, ha un listino prezzi nella versione a 5 porte che si attesta sui 17.890 euro. Anche per questo speciale la casa coreana Hankook ha fornito i suoi pneumatici per le nostre 6 vetture, dalla più tranquilla Lancia Y da 68 cavalli alla più sportiva, la Citroen DS3 Cabrio. Come ormai di consuetudine, anche per lo speciale in rosa realizzato nella splendida Erici, le nostre auto sono state equipaggiate con pneumatici Hankook. La casa coreana vanta infatti una completa gamma di coperture capace di soddisfare qualsiasi tipologia di vettura, da quelle più performanti alle più piccole city car. Quando si parla di sicurezza, infatti, le dimensioni dell'auto non contano. Un esempio significativo è rappresentato dalla nostra Citroen DS3 Cabrio. Compatta sì, ma con un motore 1600 HP da 155 cavalli, capace di spingerla fino alla velocità massima di 210 km all'ora. Per scaricare a terra la sua potenza e gestire correttamente l'erogazione della coppia, i pneumatici divengono allora fondamentali. Da qui la scelta del modello Ventus V12 Evo nella misura da 205-45R17, una gomma sportiva ad alte prestazioni, progettata con un ampio cordolo centrale per garantire una tenuta di strada impeccabile in ogni condizione. Ad assicurare grande grip, anche in condizioni di asfalto bagnato, ci pensa invece la scanalatura Y del battistrada, studiata per il massimo drenaggio. Insomma, un'impronta di contatto al suolo sempre garantita e uniforme, agevolata da una cintura interna in nylon ad alta densità, voluta per assicurare un perfetto contenimento anche in fase di curva. Un lavoro di squadra quindi per un Ventus V12 Evo che può avvalersi della Control Technology di Hankook, ovvero una filosofia che attraverso la ricerca e lo sviluppo di soluzioni e materiali garantisce un'esperienza di guida ottimale in quanto a performance, sicurezza e comfort, senza perdere di vista naturalmente l'attenzione all'ambiente. Siamo giunti al giro di boa del nostro speciale in rosa nella bellissima Lerici, ma prima di lanciare la pubblicità ringraziamo il nostro partner tecnico Diavolina, leader per i prodotti per il fuoco. Diavolina Pellet Spazzacamino, il prodotto brevettato da Diavolina che pulisce dall'interno. Non potendo pulire e accedere direttamente là dove la fuliggine si deposita, l'unica alternativa è uno strumento capace di agire dall'interno. Basta versare l'intero contenuto della confezione nel vano di carico della stufa e durante la combustione Diavolina Pellet Spazzacamino libera speciali sostanze catalitiche che scompongono le incrostazioni presenti nelle tubazioni. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. Vi aspettano dopo la pubblicità.
Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. Oh, eccoci finalmente a casa, che bella giornata! È stato proprio divertente tutta questa bella mostra di auto d'epoca. Devo dire la verità, faceva un po' freddino. Sì, hai ragione, anche qui comunque la temperatura non è che sia molto calda. Ci vorrebbe un bel fuoco nel camino, ci penso io. Davvero sei capace? Beh, certo! Con Diavolina è semplice, veloce e sicuro. E Diavolina è proprio una bella idea. Diavolina Accendi Fuoco è un prodotto di facile utilizzo, intuitivo e pratico, risolve qualsiasi problema di accensione di fuochi in brevissimo tempo. Diavolina Accendi Fuoco è il prodotto per il fuoco più venduto in Italia, ideale per tutti coloro che posseggono camini o stufe e desiderano utilizzarli in modo sicuro ed efficiente. Valeria, che bella atmosfera che hai creato. Sì, ma il merito è tutto di Diavolina. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Prova anche Diavolina ecologico nella sua elegante confezione da 100 cubetti, in grado di unire la praticità e la qualità di Diavolina alla bellezza di un elemento di gradevole arredo per il tuo camino. Riprendiamo il nostro speciale in rosa con la Citroen DS3 Cabrio, la più divertente e la più performante che abbiamo potuto provare in questo speciale. Citroen dichiara 5 posti veri, anche se in realtà possiamo dire che ce ne sono 4 comodi. Fashion inoltre l'accostamento bicolore della carrozzeria, tra cui si può scegliere diverse combinazioni di colore. Per i più attenti allo stile è una chicca. Il portachiavi può essere abbinato al colore della carrozzeria. Citroen ha ripreso il concetto delle vecchie cabrio, ricordiamoci una su tutte la 2 cavalli di 40 anni or sono, cioè ha tenuto l'intelaiatura, il telaio di serie, il tetto è incastonato nella parte superiore, un tetto in tela a triplo strato con un lunotto in vetro, dunque un tetto che ci isola molto bene con l'esterno e allo stesso tempo molto pratico, e tutto il telaio, tutta la struttura rimane decisamente rigida. Una situazione importante, specialmente quando si dispone, come in questo caso, di un motore, il motore più potente della gamma, un 1.6 turbo con oltre 150 cavalli, pensate, da questo propulsore deriva il motore che ha vinto ben 9 titoli del campionato del mondo rally con Sebastian Loeb. Per le donne che oltre ad avere un occhio di riguardo per la moda hanno un particolare riguardo anche per la sportività, allora la DS3 che abbiamo in prova oggi con il motore 1.6 THP da 156 cavalli è la vettura ideale che saprà soddisfarle. Pedaliere in alluminio che però, attenzione, quando c'è un po' bagnato per terra non usatela troppo con il tacco, magari con uno stivale dalla suola in cuoio, perché facilmente cambiando marcia e pigiando sul pedale della frizione potrebbe scivolare un pochino il piede. In ogni caso la DS3 è una vettura veramente al femminile, soprattutto in questa versione cabriolet. Il tocco glamour infatti è il tettuccio in tela che si apre elettronicamente attraverso un tastino che troviamo qui sopra, proprio in corrispondenza delle luci dell'abitacolo, che si apre elettronicamente, come dicevo, fino a 120 km orari. Il motore, il 1.6 THP della DS che abbiamo in prova oggi, è un motore brillante, quindi sportivo, divertente, ma inevitabilmente i consumi si alzano, infatti arriviamo a percorrere circa 17 km con un litro, sono dei consumi diversi rispetto a quelli delle altre vetture che abbiamo provato. Per contro però abbiamo un grande divertimento, arriviamo fino a oltre 200 km orari come velocità di punta e uno scatto da 0 a 100 in 7 secondi e 4. Le fashion victim come me apprezzeranno gli interni in pelle di colore blu infini che sono in tinta con la capote. Altri elementi di decorazione, sempre che richiamano la capote, li abbiamo sul pomello del cambio, nelle decorazioni della plancia bicolore e anche sui profili delle bocchette d'aria. Con tutte queste caratteristiche la DS3 che abbiamo in prova oggi ha un prezzo che supera i 25.000 euro. Ricordiamo però che la versione base parte da circa 19.000. Ed ecco a voi la Toyota IQ.
In meno di 3 metri una vera city car. Al suo interno Toyota lo definisce un 3+1, ovvero posto del guidatore passeggero, un posto supplementare dietro e uno un pochino più stretto per un eventuale bambino. Questo però va a sacrificare il bagagliaio, che rimane veramente ridotto. Ma la piccola city car può diventare una quasi monovolume in un batter d'occhio, abbattendo i sedili posteriori, raggiungendo in questo modo 360 litri di carico. È piccola ma è una vera vettura, specialmente larga, ha ruote importanti da 16 pollici e questa che abbiamo provato ha il motore più generoso della gamma, ricordiamo un 1000 e un 1300. Questo è il 1300, 99 cavalli, 170 km all'ora con un plus, il cambio, un CVT a 7 rapporti che dà tanta elasticità al motore con un buon comfort e una grande stabilità. E poi la dotazione è una dotazione decisamente completa, a partire dal controllo di stabilità, controllo di trazione, dicevamo il cambio automatico, il navigatore satellitare, pensate, ben 9 airbag. Insomma, chi pensa che una city car lunga meno di 3 metri non possa essere considerata una vera auto, beh, si sbaglia. A bordo di Toyota IQ c'è tutto quel che serve e si può viaggiare comodamente anche in tre. Se poi il quarto passeggero è un bambino, allora ci si sta anche in quattro persone. Forse non è la vettura più adatta per delle mamme che hanno bisogno di tanto spazio, però è una vettura cosmopolita dal design un po' particolare. La seduta di guida è comoda grazie a questi sedili piuttosto ampi con il poggiatesta integrato all'interno dello schienale, volante piuttosto grande nella circonferenza, mentre la plancia è piuttosto semplice. Troviamo uno schermo con il navigatore satellitare in questa versione, in questo allestimento che si chiama Style. E dicevo, la parte centrale della plancia è piuttosto semplice, tuttavia troviamo tutto quello che ci serve, a partire anche dal climatizzatore automatico e digitale. L'allestimento Style prevede alcuni elementi che facilitano la guida, come i sensori antipioggia e il già citato climatizzatore automatico, senza dimenticare il tocco modaiolo, come piace chiamarlo a me, glamour, delle cuciture rosse del rivestimento in pelle del volante. La Toyota IQ con il motore 1300 da 99 cavalli permette di percorrere 19 km con un litro di carburante. Le emissioni si attestano invece sui 120 grammi di CO2 emessi al chilometro. Il listino prezzi per l'allestimento Style di questa versione è di 16.600 euro, senza dimenticare che questa piccolina ha tutti gli elementi, tutti i livelli di sicurezza al top. 9 infatti gli airbag previsti per la Toyota IQ, che ha anche raggiunto le 5 stelle perché ha superato tutti i crash test Euro NCAP. Per distinguersi dalle tante city car, il cerchio sicuramente ricopre un ruolo fondamentale. Largo la fantasia. Alcar è il gruppo che da sempre ha posto al centro dell'attenzione la qualità del prodotto. Ciò nonostante, non ha mai trascurato un aspetto molto importante, che è quello legato al design. In questi termini, la tendenza degli ultimi anni vede il concetto del colore all'interno delle razze del cerchio. In questo caso possiamo trovare dei cerchi bicolore o total black. In quasi tutta la gamma dei prodotti Alcar, l'utente può scegliere tra la gloss e il colorato. Il pubblico femminile è sempre molto più attento negli aspetti legati alla vettura e sempre di più interviene come ultima battuta sulla scelta legata anche ai cerchi. Ecco perché anche nell'ambito familiare sono sostanzialmente le donne che scelgono quale design è meglio abbinabile alla vettura. La stagione invernale vede, grazie alle normative e alla consulenza tecnica che si può avere dai consulenti del settore, l'applicazione delle fitted unit. Per fitted unit intendiamo il cerchio montato già predisposto sul pneumatico invernale, che facilita sia il lavoro degli operatori nell'ambito del montaggio del cambio gomme, sia il risparmio in termini di tempo ed economici.
Il consulente del settore ci può aiutare sotto il profilo tecnico nella scelta della fitted più conveniente, ma sotto l'aspetto più emotivo entrano in gioco le caratteristiche più personali e di gusto tipicamente femminili. Qui entriamo nella scelta di un cerchio che può essere high gloss, può essere black o addirittura bicolore, con delle razze interne più scure rispetto alle esterne high gloss. Il cliente Alcar ha una vasta gamma di prodotti e di marchi tra cui scegliere. Quattro marchi in lega che partono da EZ, il top di gamma, per passare poi a Dezent e Enzo, che sono i cerchi che ben si avvicinano a un buon rapporto qualità-prezzo e sono gli ideali per la stagione invernale. Abbiamo poi una linea DOTS totalmente dedicata al settore tuning, che vede tutte logiche molto particolari: la personalizzazione dell'auto, quindi colori, la possibilità di scegliere di volta in volta il colore preferito e giocare sul mix di colori di coppetta e linee esterne. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Ed ecco voi l'ultima auto di questo speciale in rosa, la nuova Ford Kuga. Un po' l'intrusa di questo gruppo perché è l'auto più grossa, più potente e più spaziosa, quella forse un po' più adatta a una mamma con due o tre figli. Il bagagliaio, molto spazioso, come si può vedere, può raggiungere fino ai 1600 litri di capacità di carico. La più alta, la più lunga e la più capiente del gruppo di queste auto in rosa. Mi riferisco alla nuova Ford Kuga, una versione che innanzitutto è una sport utility. Ricordiamo quattro ruote motrici sempre inserite, un generoso motore a gasolio 2 litri, cambio sequenziale DSG. 163 cavalli, oltre 190 km all'ora di velocità e consumi abbastanza interessanti, circa 14-15 km con un litro, tanta sicurezza dovuta alla trazione integrale, ma un'auto in rosa. Perché? Perché è anche molto facile da guidare, è comoda con il cambio automatico, con la possibilità di usarlo in funzione sequenziale. La trasmissione ci pensa tutto casa Ford a ripartire equamente la coppia sulle ruote che realmente ne hanno bisogno. E poi, come abbiamo sempre detto, tanta capacità di carico con un valore aggiunto. L'apertura e la chiusura del cofano completamente elettrica, dunque se arrivate con un bambino in braccio, con i sacchetti della spesa o con un grosso scatolone, Ford apre da solo le porte per entrare in un fantastico abitacolo. Non è solo un mito quello che dice che alle donne piace la guida alta, ci permette infatti di dominare la strada e per di più in questo caso, nel caso della Ford Kuga, la telecamera retrostante ci permette anche di eseguire le manovre in tutta tranquillità nonostante siamo a bordo di una vettura di dimensioni piuttosto importanti. Per una guida rilassata viene in aiuto anche in questa versione il cambio automatico a 6 rapporti che soprattutto in città ci permette facili riprese ai semafori anche se abbiamo i tacchi. Un altro elemento che abbiamo apprezzato in questa Ford Kuga è il tettuccio in cristallo che percorre tutta la lunghezza dell'abitacolo ed è apribile in modo elettronico nella sua parte anteriore. Ci ha permesso anche di godere di questa bellissima giornata di sole che abbiamo vissuto qui a Lerici. Questa vettura è una vettura da famiglia che rispetto alle altre che abbiamo provato durante lo speciale può essere proprio la prima vettura della famiglia e quindi anche il prezzo è un po' più importante. La gamma parte da 26.000 euro circa e in questa versione con allestimento titanium, quattro ruote motrici e il cambio automatico a 6 rapporti il listino prezzo lievita un po' e arriviamo a 33.000 euro. Andiamo con le conclusioni generali finali, proprio delle piccole pillole. Parliamo delle Q, piccola anche lei, direi geniale, un po' una sorella maggiore della Smart, ma con un valore aggiunto in più, i 3 posti più 1. Eccezionale nel traffico, ma buona anche nei viaggi lunghi, anche perché ha un ottimo cambio CVT automatico, ha delle prestazioni interessanti e davanti è veramente confortevole.
DS3 era già molto carina nella versione chiusa, cabrio ha un valore aggiunto ed è una cabrio per tutte le stagioni perché la copertura del tetto è veramente confortevole e ha un'ottima climatizzazione, il rumore è quasi inesistente e col motore turbo tante prestazioni. Passano gli anni e Lancia Y è sempre moderna, le linee compatte ma con 5 porte vere e volendoci si può stare anche in 5 persone. Indubbiamente il divanetto posteriore è compatto, però è una macchina quasi da famiglia. Qualcosa in più questa, la doppia alimentazione, benzina e GPL, consumi sempre molto interessanti. Peugeot 208, forse la più rosa del gruppo, vuoi per le forme, per questo design, per gli interni, disegnati da una donna, tra l'altro, questa versione è veramente qualcosa in più, a partire dal colore esterno e poi la praticità di una guida sempre morbida, rilassante e un bel motore diesel che ha delle prestazioni interessanti e nello stesso tempo consumi molto molto contenuti. Suzuki Swift negli anni è diventata un'icona della casa giapponese e cresce negli anni, cresce nel restyling, cresce nella qualità. 5 porte, 5 posti veramente comodi perché hanno un'ottima gestione degli spazi interni e anche in questo caso un motore diesel brillante e molto parco nei consumi. E concludendo, Ford Kuga, questo è quello che si suol dire una macchina trasversale nelle dimensioni e nella praticità d'uso, sarà per la trazione integrale, sa per il cambio DSG sempre molto pronto e divertente anche da guidare e poi tanta elettronica e la rendono estremamente sicura e facile da guidare in ogni condizione. Dal belvedere di Tellaro in provincia di La Spezia si conclude il nostro speciale dedicato alle vetture in rosa. 6 vetture femminili, tutte con una caratteristica particolare che le contraddistingue. La Toyota IQ è la più piccola del gruppo ed è stata praticissima da utilizzare lungo i carruggi liguri grazie ai suoi 2,99 m di lunghezza. Poi passiamo alla più grande che ci ha stupito per il suo bagagliaio e soprattutto per la versatilità che ha dimostrato. Con le buste della spesa è praticissimo alzare il portellone posteriore perché è elettrico. All'interno del gruppo anche due francesi, la Peugeot 208 nella versione XY che mantiene le stesse caratteristiche delle altre sorelle, volante piccolo quindi grande facilità di guida ma con caratteristiche glamour, veramente modaiole, gioca infatti tutto il suo fascino sui colori del viola e la Citroen DS3 nella versione cabriolet grazie a questo sole e questa magnifica location abbiamo potuto sfruttare anche la versione aperta. Grande sostanza con la Suzuki Swift che ci ha permesso di percorrere quasi 25 km con 1 litro di carburante e infine la piccola italiana, la versione elefantino della Lancia Y. Grande caratteristiche di modularità ma anche tanta femminilità. 6 vetture, tutte diverse, dedicate a 6 donne da un temperamento ognuno differente all'altro. Vi ricordiamo inoltre i partner tecnici che ci hanno aiutato nella realizzazione di questo speciale, come Bosch, Alcar, Hankook e Diavolina. Vi ricordiamo anche che potrete seguire gli articoli che usciranno sul mensile Automobilismo e sulla pagina web del giornale.it dedicato allo speciale in rosa. Da Lerici quindi è tutto. Ciao! Ciao! Arrivederci da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner.